naturalmente della festa di quest'anno ha suscitato, no, un'attenzione, anche un'emozione. So che poi avete un'attività stampa al di là di questa conferenza. Ecco Paolo che torna, si è messo una maglietta, no, è sempre quella di prima, pensavo avesse una maglietta della Roma. Il film, come sapete, il lavoro è di cui stiamo per parlare, che verrà presentato oggi pomeriggio. No, stanno portando, sì, io ho capito che ci fosse. Va bene. Ma io preferisco stare qua. Sì, no, 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 adesso no, deve star seduto come tutti noi, naturalmente. Si chiama Ergol de Turone, era Bono. Poi vedendo il film si capisce che sono dal comune, era buonissimo addirittura. Vi presento le persone che sono qui con noi, comincio dai due produttori. Accanto a me, Gianandrea Pecorelli, e in fondo a questa piacevole sfilza di ospiti c'è Paolo Del Brocco, quindi Aurora e Rai Cinema, e vi presento tutti gli altri. Due registi, comincio dai due registi, Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnè. Con noi abbiamo Maurizio Turone, Roberto Pruzzo, Andrea Rivera, Luca Beatrice, Ettore Viola e Stefano Discreti, Alberto Mandolesi, spero di averli detti tutti, e c'è Paolo Calabresi, ormai ci vediamo continuamente da ieri poi, no? Sì, non se ne può più. No, non è vero, anzi, qui è molto bello il tuo racconto, questa cosa quasi prustiana, un prustiano avvelenato ovviamente dal dolore di quell'esperienza. Comincio dai produttori, poi coinvolgo anche i registi, poi sto ovviamente lascio a voi la possibilità di fare. Te lo presto io a caso, oppure rubi quello di Luca volendo. Parliamo appunto della produzione di questo progetto, no? C'è qualcosa, lo sport è una forma di epos contemporaneo, non lo scopriamo stamattina, non lo scopro certo io dicendo quello che sto dicendo, e voi avete deciso, Gianandrea e Paolo, no, di restituire dopo tantissimi anni, dopo quel maggio del 1981, questo racconto, perché meritava, perché si stava affievolendo la leggenda, perché era il caso di... Sì, prego, prego Paolo. Sì, intanto buongiorno, grazie alla festa per aver voluto questo film qui insomma, che per noi è veramente importante. Ma perché? Tanto quando era una cosa che io sognavo da 20 anni, di quando sono nel cinema, però veramente era complicato per me proporla, in quanto tifoso direttamente interessato, e quando Andrea me l'ha detto, peraltro lui insospettabile perché è laziale, quindi ho accolto subito con entusiasmo, ho detto dai, partiamo subito, facciamolo. No, dal mio punto di vista c'è questo aspetto, che questo è stato un momento di cambio nella storia della nostra città, di una tifoseria che comunque ha milioni e milioni di persone, perché quel momento ha cambiato la nostra storia. Cioè, se quel gol non fosse stato annullato, probabilmente la storia della Roma sarebbe stata completamente diversa e forse anche alcune delle nostre vite. Oggi dirò, quando in presentazione, che se pensiamo che se si dice che quando sbatte le ali una farfalla in Giappone c'è il temporale a New York, pensate cosa sarebbe successo se il gol di Turone fosse stato valido, cioè una cosa fantasmagorica. E quindi insomma era un momento di tragedia, tra virgolette, che volevamo restituire a tutti, perché è un film non per forza tifoso, ma insomma poi un pochino lo è anche, con dei personaggi strepitosi, e volevamo restituire un po' a un popolo dopo 41 anni questo momento. E grazie veramente a tutti quelli che hanno partecipato, speriamo di avere una grande vita non solo in sala ma anche successivamente, perché questo è un film che andrà visto probabilmente da milioni di persone. Certo. Sono bellissimo perché Paolo ha sintetizzato. Allora, io proprio perché sono laziale, ma sono soprattutto romano, è la cosa più importante ovviamente, nel senso che sono nato a Roma, vivo a Roma, e anche quando avrei potuto forse negli anni 90 partire per lavorare all'estero, ho detto no, io da Montenegro non mi sposto, quindi voglio dire più romano è complicato. Allora, questa storia a me è sempre sembrata incredibile, ovviamente essendo dalla parte opposta, chiamiamola così, e quindi volevo capire il perché. Nel senso che quello che noi diamo voce soprattutto sono i tifosi, poi ci sono giustamente i giocatori. Il mito dei giocatori, il mito dei campioni non esisterebbe se non ci fossero i tifosi, vale per tutti gli sport ovviamente, e nel calcio secondo me è ancora
ancora più importante, il famoso dodicesimo giocatore in campo, quindi voglio dire ha una forza anche emotiva e motivazionale molto forte. Allora beh, da sempre mi è incuriosito questa cosa, perché a Roma c'è questa trauma, questo è entrato nel DNA, secondo me addirittura, io l'ho spiegato molte volte agli amici non romani, cioè spiegavo Roma attraverso il gol di Turone, quindi avevo avuto questo desiderio di esprimere, di raccontare questo film, era per il quarantennale in realtà, che era l'anno scorso, poi chiaramente essendoci in varie interviste, abbiamo tipo 20 intervistati sparsi per tutta Italia, anche gente, devo dire, più anziana dei presenti, perché c'è l'arbitro Bergamo, c'è il guardiarine Sancini, che credo che abbia più di 85 anni, 50, e poi li portano benissimo, devo dire, e quindi ovviamente è stato complicato durante il Covid, quindi abbiamo perso del tempo, questo però grazie a tutta la squadra che ha supportato Aurora Film insieme al Rai Cinema, diciamo siamo riusciti a portarlo a termine. Dunque, prego, battuta, il guardarine è indistruttibile, che con tutto quello che si è beccato in 40 anni sta lì. Quindi le benedizioni no? Siamo stati indiscreti. Stefano Discreti, che è il nostro coautore, è stato molto cattivo perché ha fatto alzare la bandierina. Io quando ho visto quella scena, ho detto la montiamo, non la montiamo, io ho sempre paura che ci faccia in qualche modo una denuncia dopo che l'abbiamo montata, perché non è proprio carinissimo lui che alza la bandierina. Io l'ho conservata quella foto, ma non ho il coraggio di postarla, perché ho paura poi delle ripercussioni, perché come Gian Andrea e come tutti gli altri protagonisti di questa avventura strepitosa, sono romano, però rappresento l'altra parte, io sono juventino, sono dichiaratamente giornalista juventino, e quindi ho garantito quel senso di, ho cercato di garantire quel senso di obiettività, però ripeto, ho quella foto, la conservo, però non ho il coraggio di metterla perché ho paura delle ripercussioni, però quindi qui c'è Alberto, c'è Lorenzo e... No, infatti è una forma di sana prudenza, però è interessante, no? Uno dei due produttori è laziale, uno dei due registi mi hanno detto che è interista addirittura, e quindi intorno a momenti epici, no? Si può trovare una serena, tutti i tifosi, certo, no, i tifosi forse, no, non lo so. Io volevo chiedere, perché mi ha molto colpito, no? Roberto Pruzzo che racconta, vede nel film più di una volta, e poi ovviamente chiederò a Turone, perché è la domanda più ovvia del mondo, perché non abbia mai voluto rivedere quel momento. Roberto Pruzzo appunto vede quell'azione, dico quella scena come se fosse un film, e poi diviene, no? Torna un risentimento, un'irritazione fondamentale, no? Che quasi si alza, vorrebbe chiudere il computer. È vero, è una ferita sempre aperta e quindi ce la portiamo dietro e ogni volta c'è la possibilità, adesso questo è un grande evento, però a volte dà anche un po' fastidio, no? Ritornare e ricordare un episodio che comunque ci ha condizionato, che ha fatto la storia, no? del calcio da lì in poi, dei nostri scontri prima delle partite, nel sottopassaggio con i calciatori della Juve e anche con gli arbitri a volte quando venivano queste partite. E quindi è un piacere, però ti dico la verità, qualche volta ti dà ancora fastidio l'idea che qualcosa ti è stato tolto, anzi tanto ti è stato tolto. E Maurizio Turone, perché non ha mai voluto rivedere quell'azione e la vede in occasione, il microfono dovrebbe averlo, sì. Io l'ho già vista. No, certo. Quindi l'ho vissuta. L'ho vissuto solo a pelle, quindi a quel punto lì non mi interessa perché so già com'è. Quello lo capisco, e quindi anche per lei l'idea di rivedere, cioè evitare di rivederla. Di rivederla sinceramente non è che mi piace molto, perché riparla delle cose che non mi ha dato molto fastidio. Io negli anni ragazzi l'ho sofferto come una bestia, a parte il risultato, ma poi la potevo andare in giro, è stata una cosa abbastanza pesante. Lo capisco completamente. Non so se ci sono domande da parte vostra, prego. E anche poi dopo a te, ok. Eccomi qua, allora, Catello Masullo, parere dell'ingegnere, domanda ai registi. In fase di scrittura, progettazione, diciamo ideazione del film, volevo capire se vi eravate posto il problema di spettatori che a 40 anni o non ricordavano oppure non sapevano nulla, anche quelli nati dopo, no? Chiaramente. Guardando la struttura narrativa del film sembrerebbe di sì, perché
voi tenete lo spettatore sempre un po' in sospensione, insomma, che aspetta di capire ma sto gol era veramente buono o non era buono, quindi un po' la sospensione, diciamo, secondo la lezione di Hitchcock. Quindi diteci se ci avete pensato. E poi il utilizzare quello sketch delle coliche, peraltro molto divertente, ma non vi ha messo in, diciamo, in paura di una protesta di genere del tipo il fuorigioco non è una questione di donne? Ma insomma, diciamo che il femminile non è molto rappresentato nel nostro film. No, rispetto alla prima parte della domanda, noi l'abbiamo affrontato come fosse un cold case, come si dice, nel senso, appunto, un evento avvenuto tanti anni fa che andava riraccontato e rispiegato. È chiaro che a Roma, diciamo, è un po' difficile che la gente non sappia cosa sia il gol di Bruno. Io credo che, insomma, tutti abbiamo esperienza, anche i giovani lo sanno, ma abbastanza. Però un conto è la tifoseria, il pubblico romano, un conto è, per cui ci siamo anche posti il problema di raccontarlo per gli altri. E poi il gol, avrete notato che si vede tante volte proprio perché, appunto, affrontare questa cosa come se fosse un caso da cercare di capire, per cercare di capire che cosa è realmente successo quel giorno. E questo è un aspetto del documentario. Poi l'altro aspetto è quello di raccontare una storia anche di romanità, non, come diceva giustamente Gian Andrea, non solo di romanisti ma di romanità. E prego Lorenzo. Rispetto alla prima parte della domanda, è vero, il gol di Turone è una leggenda che a Roma esiste, però noi ci siamo posti la domanda, ma chi se lo ricorda, chi lo sa? Infatti c'è tutta una prima parte dove insieme a Andrea Rivera scendiamo in strada e andiamo a chiedere, ma voi vi ricordate di quel giorno? E ovviamente abbiamo trovato anche persone che erano state là allo stadio, perché se 40.000 persone erano andate nell'81 a vedere quella partita, qualcuno sicuramente l'avremmo trovato per strada, infatti è stato così. Però ce lo siamo chiesto, parte un po' tutto da lì. Rispetto alla clip delle coliche, io la ribalterei, nel senso, quella è l'unica, è vero, l'unica donna che compare nel documentario, ma è l'unica che si pone una domanda giusta, cioè cos'è questa regola del fuorigioco, che è veramente l'unica vera follia che ci sta in un gioco che è molto semplice in realtà, no? 22 persone che tirano un calcio al pallone per buttarlo in una porta, e però c'è questa regola folle che molto spesso non si capisce, molto spesso viene cambiata, infatti all'epoca era diversa da come adesso, e che tra l'altro nel libretto delle istruzioni delle regole del gioco del calcio è l'unica regola che necessita di 11 diagrammi per poterla dimostrare. Quindi se non ci fosse stata questa regola strana probabilmente non staremmo neanche qui a parlarne. Però non ci sarebbe, il film sarebbe un peccato. Lorenzo, quindi tu proponi un referendum popolare per abolire il fuorigioco? No, perché in realtà è proprio questa regola assurda che rende questo gioco interessante. Certo. Prego. Adesso arriva il microfono, scusa. Roberto Federico Chimini, intanto grazie per questo film, perché io vi confesso che ho pianto dall'inizio alla fine. E vi spiego anche uno, dico, voi pensate di aver fatto un film sul gol di Turone, eccetera. Invece no, voi avete fatto un film sulla nostalgia. Io ero adolescente, Turone non si deve preoccupare di quello, perché c'è un affetto enorme da parte dei tifosi della Roma, e penso anche alla gente che non è tifoso della Roma, che guarderà questo film, lo guarderanno ripensando al gettone, al viaggio col pullman, col treno, erano altri tempi, era un'altra Italia, ed è bellissimo quello che si decide a realizzare. Non era una cosa facile, cioè trovare le persone che sono state 40 anni fa. Io c'ho mio fratello che sta sull'enciclopedia della Roma, però l'anno che abbiamo vinto lo scudetto, per fortuna, io lo stato c'era andato dopo, quindi è festeggiato. La mia domanda invece è questa qui, è proprio adesso, alla luce di quanto avete realizzato, al di là del gol di Turone, non state invece pensando che avete creato un piccolo pezzo d'Italia che magari i giovani non conoscono e che ora conosceranno? Immaginate, io mi sono immaginato un what if, che cosa sarebbe successo con i social oggi, una cosa del genere. È una cosa che ci sarebbe da fare un film di fantascienza. Grazie comunque, grazie veramente per l'opera. Vabbè, quindi era, diciamo, una domanda, non era una domanda, però abbiamo... La domanda c'è, sì. E a chi la vuoi fare? Ai registi? Sì, ai registi. Beh, io sono nato in quegli anni lì, sono nato un anno e mezzo dopo il gol di Turone, quindi per me gli anni 80 sono l'infanzia, sono i ricordi più belli che ho. Scusate, mi commuovo un po' quando... E
penso che la nostalgia di quegli anni è qualcosa che accomuna tutte le persone che vedete qua sedute vicino a me, perché loro erano protagonisti di quegli anni, Stefano pure era un fan di Platini, Alberto ha iniziato la sua carriera con la Roma in quegli anni, cioè a seguire la Roma in quel modo, insomma, dottor De Brocco, tifosissimo della Roma di quegli anni, insomma gli anni 80, noi siamo tutti debitori di quegli anni e li ricordiamo con una viscosa nostalgia, ed è un qualcosa che ci accomuna e ci appassiona tutti quanti. Poi, insomma, non so se qualcuno vuole aggiungere, penso Gianandrea che negli anni 80 ci mette le mani. No, adesso volevo, se Francesco vuoi aggiungere qualcosa a questa viscosa nostalgia, che bella come espressione, la rubo. Erano anni due, no, infatti volevo proprio chiedere a Luca, a Beatrice, no? È giusto parlare di nostalgia, ma in realtà in quegli anni ovviamente i social non esistevano, quindi non se ne poteva sentire la mancanza, però il calcio è anche, giustamente il collega diceva, no? L'Italia era molto, molto diversa, ci aiuti un po', non tanto a fare un trattato di storia, né di sociologia ovviamente. Luca. La squadra dei padroni. Cominciamo bene. Ma intanto io quella partita c'ero, ero in curva, pioveva, faceva molto freddo per essere maggio ed ero esatto. No, per favore, ti prego. Ecco, no, scherzo. Non siete comunque tra i peggiori, eh. No, ecco, non siete tra i peggiori. Lo so. Vedi, non si riesce ad andare avanti, no? Perché non c'è dialogo. La cosa interessante è che questo film, secondo me, conferma un dato di fatto. Tra il potere e il palazzo non c'è dialogo. E in realtà quel discorso che negli anni Ottanta, secondo me, coinvolse a un certo punto la Roma di Viola, che fu una rivale un po' nuova per la Juventus, no? Poi ci passò anche altre meteore tipo la Fiorentina a un certo punto, pensa te, ecco. È continuata negli anni, è continuata nel tempo, si sono affacciate altre squadre. Devo dire, gli anni Ottanta secondo me esprimevano in realtà un'altra cosa. L'Italia stava per andare a vincere i campionati mondiali di calcio. E quello era il campionato più bello del mondo, perché ci giocavano i giocatori stranieri più forti del mondo. Loro avevano Falcao, avevano Platini, dopo un po' arrivò Maradona, c'era Rummenigge dell'Inter, poi arrivarono gli olandesi del Milan. Insomma, era effettivamente un torneo che oggi ce lo possiamo solo sognare. Tra l'altro i calciatori stranieri erano uno e poi diventarono due per squadra ed erano effettivamente i migliori del mondo. Certo, era un'Italia che ti faceva vedere la partita, una sola partita alle ore 19, il tempo di una sola partita alle ore 19, poi c'era il primo 90° minuto e la domenica sportiva. Di calcio si parlava molto, molto nei bar. Nostalgia, sì, da un certo punto di vista nostalgia ce l'abbiamo tutti, anche perché io all'epoca avevo 20 anni, adesso ce n'ho 60, quindi è chiaro che insomma si stava meglio allora. Però devo dire che noi juventini abbiamo vinto 9 scudetti di fila, quindi continuiamo a passarcela piuttosto bene. Grazie. Andrea Rivera, tu appunto vai a sollecitare, no, i tifosi di oggi, di tutte le età, molti, che incontri hai fatto? No? Perché a un certo punto c'è un signore, non ho capito se è un macellaio molto simpatico, all'inizio non ti riempie, dice, ti confessa che è andato... Penso che ci hanno rubato, te posso rubare? No, a lui io voglio rubare. Posso rubare solo questo, cioè... Innanzitutto la parte della Juve, come i torinisti e i torinesi sanno, non è la parte proletaria, no? Quindi sto film mi ricorda molto La classe operaia va in paradiso di Elio Petri, che potrebbe ribattezzarsi Elio Petrini per ricordare un altro grande da Roma, no? Che aveva fatto delle denunce con un libro bellissimo, Nel fango del Dio Pallone. La gente per strada, cioè, ancora, come si dice a Roma, gli erode. Ma gli erode è un rodimento non soltanto rispetto al gol di Ramon, è un rodimento di quello che sta succedendo nella società civile, è il rodimento di quelli che si svegliano la mattina alle 5 e vanno a lavorare, è il rodimento di quelli che non hanno i pari diritti. Cioè, il gol di Turone annullato è l'annullamento dei diritti della società. Questo è il film, secondo me. Cioè, questo è quello che rimane, la base. Non è tanto il problema della Juve che rimarrà, purtroppo, ma il problema è un problema sociale totale che rimane in Italia oggi. Quando io vedo un ragazzo che lavora per delivery muore sul posto di lavoro e Globo gli arriva poi l'annuncio che è stato licenziato, quello è il gol di Turone.
e io ancora mi incazzo e farò sempre questo lavoro e ringrazio i registi di avermi scelto, perché hanno scelto veramente bene, bene, perché mi sento Pasquino e continuerò a fare Pasquino che fa parlare e dà voce al popolo che gli eroderà sempre. Il nome di Turone non c'è. E qui ci va l'applauso, non per me, per il popolo. Allora, mi scuso con chi non è intervenuto, dobbiamo chiudere, perché so che appunto questo gruppo ha un milione di interviste alle 15.30, poi ci sarà qui la proiezione con il pubblico. Ah, è in sala Sinopoli, hai ragione, perché ovviamente le richieste sono state tantissime, quindi non è qui. E ci vediamo, voi forse l'avete già visto, ho l'impressione che ci sarà un grande pubblico oggi pomeriggio, anche in sala, però, no, però venite a curiosare se avete il biglietto, se no ve lo raccontiamo. Passate una buona giornata, grazie a tutti voi.